Mi piace condividere sul canale YouTube questo concerto. D'altronde io il canale YouTube lo utilizzo come diario di bordo, no? Un po' anche come diario dei ricordi. Insomma, questa bellissima reunion con i miei vecchietti, gli amici del blues, e in questa piccola reunion scapestrata di amici che hanno solamente voglia di rivedersi dopo tanto tempo e di suonare dei blues. E niente, l'unica pretesa era quella di stare insieme per una sera, quindi niente di ufficiale, anzi abbastanza sbracata come cosa, però simpaticissima e un ricordo veramente bello che ho piacere di condividere sul canale YouTube, per cui buona visione, preparatevi perché riderete parecchio. Succede che inizia il concerto vero. E il concerto vero è questa cosa qua. È Una parola grossa, una parola grossa. Il concerto vero è una parola grossa. Concerto. Bene, la prima non è andata male, male, male. Un signore che è fortissimo, che a noi ci piaceva veramente tanto in quel periodo, era un signore che si chiamava Muddy Waters e che ci ha veramente salvato la pelle in Islanda, perché noi avevamo comunque un repertorio, come dire, che non si sapeva poi alla fine cosa aveva suonato in Islanda. Lo ascolteranno le cornamuse, no? Ciao Biondo, grandissimo. E quindi non si sapeva. E molto abbiamo imparato da Sebastiano, che ci ha insegnato, ci ha fatto anche fare delle riflessioni su questa musica. Questo brano si intitola Ucci Cucci Men e mi viene da pensare che una delle cose belle che noi abbiamo fatto in Islanda è stato cappottare un furgone. Abbiamo cappottato un furgone, abbiamo distrutto un furgone. E non perché come gli Oasis distruggevamo i furgoni, perché lui che guidava non Non aveva dire chi capito, guidava. diciamo, la strada, perché era tutta bianca, era tutta piena di neve, era tutta piena di neve, era un C'erano merdaio. segnali Non c'erano stradali. segnali stradali, questo bisogna dirlo. Questo brano si intitola Ucci Cucci Men. Ce la faremo?
Nel 1988. Questa è la verità. Perché? A giocare a pallone non eravamo bravi, questo è il senso. Anche adesso però siamo. E più o meno in quel periodo mi raccontano che cosa è. Perché noi iniziamo a suonare blues? Ma che cazzo è sto blues? È la musica che suonano i negri. All'epoca non c'era questa storia qua. Del razzismo non era così forte, quantomeno, no? Questa cosa becera, diciamo, no? E c'era un po' più di rispetto per insomma, facciamo questo blues, che cosa sarà mai? E l'unico che sapeva che cos'erano i blues era lui, alla fine, no? Che ci ha insegnato qualche blues. Uno dei primi che abbiamo imparato è uno che si intitolava Everyday Blues. Era così, più o meno suonava così, le prove che facevamo suonavano così. Ci siamo? Gli dica la tonalità. Il la cazzo. Il la è la seconda corda. Soprattutto tieni conto che le prove abbiamo fatto insieme. Thank you.
c'è la mitoletta un po' classica. No, cos'è che ho detto? Sì, no, vaffanculo. Era venuto così bene. Che palle. Thank you.
Brano che facciamo adesso si intitola The Sky's Cry, un brano di Elmore James. C'è questa cosa qua che il blues è la canzone delle triste, cioè sono le canzoni triste, ma non è poi in realtà vero. È abbastanza vero, ma non è proprio vero. In questo caso è vero. No, è vero, ma proprio vero, vero. The sky is crying.
Thank you.
know just where I am, baby. I see shadows in the rain. Well, I don't know just where I am, baby. I see shadows in the rain. Waiting for tomorrow. I spend my life, but remember you check my hand. Yeah, waiting for tomorrow, baby. I spend my life, but I remember you check my hand. Yeah. Not sparking one, just a scream. Fire in the sky, cut me down. Cut me down. Well, not sparking one, just a scream. Fire in the sky, cut me down. Cut me down, baby. Cut me, cut me. Cut me down.